sportivi di Telereggio in visione e all'ascolto a tutti, buonasera. Franco Tosi che vi parla da Londra, dallo stadio del West Ham, dallo stadio Upton Park di Londra, stadio del West Ham, per il secondo impegno di questo torneo anglo-italiano. Il calendario propone qui a Londra West Ham Reggiana. Vicino a noi Marco Gibertini che commenterà unitamente al sottoscritto questa partita, alla telecamera Luigi Manicardi. Ci ha accolto una Londra con il sole e dopo una giornata splendida nella giornata di lunedì, quest'oggi martedì il tempo ha decisamente cambiato umore e questa sera, appena le squadre sono entrate in campo, ha iniziato a cadere una pioggia fitta ed insistente che ora chiediamo al nostro operatore Luigi Manicardi di mostrarvi nelle immagini, questa pioggia veramente tipica londinese. Da sottolineare come la Reggiana questa sera avrà un obbligo, l'obbligo morale di affrontare l'impegno con la dovuta concentrazione, e su questo non abbiamo dubbi, e soprattutto l'obbligo di rendere onore ad un gruppo di tifosi reggiani che ora andremo ad inquadrare, che sono partiti domenica sera, ne hanno approfittato per questa trasferta, per visitare Londra. Ieri sera, unitamente al nostro gruppo, era a vedere Liverpool, Queen's Park Rangers, e hanno fraternizzato con gli sportivi del Liverpool mentre ha inizio la partita, e questa sera sono a sostenere i colori granata. Colori granata che questa sera vedono però la Reggiana impegnata in maglia bianca, in quanto il colore del West Ham è identico a quello della Reggiana, maglia granata con bande bianco-blu, bianco-azzurre, calzettoni e calzoncini bianchi. Questa è la formazione del West Ham United, con il numero 1 Miklosko, Bricker, Dix, Pot, Martin, Allen Martin, Robson, Hulmes, Morley, Alnel e Klein. Questa è la formazione, mentre c'è un'azione in profondità della Reggiana che viene stroncata dalla difesa del West Ham. Marco Gibertini, ci vuoi dare, tu che hai appena raccolto, la formazione della Reggiana? Bella formazione della Reggiana, composta da Bucci, Parlato, Zanutta, Monti, Sgarbossa, Francesconi, Sacchetti, Vivani, Morello, Picasso, Zanoni. Quindi una formazione che non si discosta poi di così tanto dall'11 migliore a disposizione di Pippo Marchioro. Qualche novità rispetto alla squadra schierata domenica scorsa nel derby vittorioso contro la SPAL. Per quanto riguarda la squadra avversaria, Franco, ti segnalo che tra i pali c'è Miklosko, che è un nazionale cecoslovacco, compagno quindi di Skuravi del Genoa nella rappresentativa nazionale ceca, mentre il numero 10 è sicuramente il giocatore più prestigioso, veste infatti quella casacca, Clive Allen, che fu del Tottenham. È arrivata ora la nota, oltre 7.000 spettatori presenti. Ecco, questo testimonia l'importanza, ecco il foglio ufficiale che ci viene dato in questo momento, testimonia l'importanza che viene data dal pubblico, oltre che dalla stampa locale, a questo torneo. Noi siamo abituati un po' a vivere solo di campionato, qui in Inghilterra queste manifestazioni europee, anche se di livello decisamente inferiore a quelle che riguardano le squadre di Serie A, sono tuttavia un appuntamento da non perdere. Parlato, il pallone era in movimento, dice Cesari, viene battuto ora il calcio di punizione da Dix, bella l'apertura per Breaker, traversone, non arriva, Bucci di testa, gol ora del numero 11 Kin. Bucci e poi di testa Kin. No, Holmes, scusate, Clive Allen ha realizzato. Clive Allen. Il tiro è stato di Kin, Bucci ha respinto e poi di testa Clive Allen ha insaccato. 19° minuto, 1-0 per il West Ham.
già battuta la punizione. Pouz mette in mezzo, splendido questo gol di Clive Allen, scattato in sospetto di fuorigioco. Veramente una battuta al volo degna dell'applauso che Lupton Park riserva a Clive Allen per questa girata al volo. Le proteste dei giocatori della Reggiana che chiedevano il fuorigioco di Clive Allen. 35esimo minuto, 2-0 per i padroni di casa. Noi vogliamo sottolineare, al di là della dubbia posizione, una splendida esecuzione di questo giocatore. Ma personalmente ho visto così in presa diretta che la posizione di Clive Allen era irregolare, però tanto di cappello di fronte a questa esecuzione, tutto sommato mi pare che comunque il gol non fosse da convalidare, ma questa è un'impressione così che ho avuto in prima istanza. Però la girata è stata molto bella, Bucci non ci ha potuto fare niente. L'arbitro Cesari controlla il cronometro, ecco, scatta il primo minuto di recupero. Tutinelli spogliatoi, applausi da parte di tutti, strette di mano, scambio di maglie, vedo i giocatori che chiedono di cambiare le maglie, tutti a centrocampo per salutare il pubblico. Bel gesto del giocatore della Reggiana di Garbossa che ha applaudito i sostenitori granata giunti fino in Inghilterra per questo incontro. Spirito cavalleresco da parte di tutti i giocatori in campo, vedete anche da queste immagini. Termina quindi con la vittoria del West Ham per 2-0 e alla moda inglese la terna arbitrale aspetta che tutti i giocatori rientrino negli spogliatoi per chiudere. Bene, da Londra, dallo stadio Upton Park, West Ham United batte Reggiana 2-0, doppietta di Clive Allen nel secondo tempo. Franco Tosi, Marco Gibertini e Luigi Manicardi vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona serata. Yeah.